Gentili utenti di Assi Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata la gara tra Olimpica e Murgia San Teramo, vinta a sorpresa dagli ospiti 77-75. Siamo in compagnia di Rocco De Santis, giocatore di San Teramo. Rocco, è stata una gara perfetta la vostra, soprattutto nel terzo quarto, quel passivo di 24-10 che è stato decisivo poi per vincere e portare a casa due punti importanti. Beh sì, abbiamo fatto, come si dice, la gara perfetta, con un po' di fortuna anche, non c'è da nasconderlo. Dovevamo spingere, sappiamo che era l'unico modo per battere il Forte Cerignola, che è una squadra attrezzatissima e secondo me gioca un bel basket, quindi abbiamo spinto sull'acceleratore e grazie, ho detto, anche un po' di fortuna ce l'abbiamo fatta. Una partita sicuramente in cui ha fatto la differenza anche il gioco di squadra, avete conquistato questi due punti un po' a sorpresa considerando questa classifica, la vostra classifica, qual è il morale dello spogliatoio dopo questi due punti? Beh, questi due punti sono importanti per noi, appunto come dicevi, per il morale. Venivamo da una sconfitta con lo Stuni, anche se ce l'avevamo giocata in casa, però sappiamo la forza dello Stuni, come morale fa tantissimo, dobbiamo spingerci, l'abbiamo fatta. Sicuramente siete in un periodo importante, positivo, siete in crescita, altri due punti sicuramente in palio contro Castellaneta la prossima saranno importanti. Sì, sono importantissimi, il nostro scopo è quello di far crescere i ragazzi come primo obiettivo della società, ci stiamo riuscendo pian piano, il coach li sprona in ogni allenamento, si lavora duro, quindi si cerca di prendere il più possibile a fine settimana con la partita, tutto ciò che viene accettiamo. Grazie Rocco, complimenti. Siamo con il coach di Murgia San Teramo, Alessandro Labbarile. Coach, innanzitutto complimenti per questa vittoria. Grazie. È stata forse una vittoria inaspettata, voi eravate quart'ultimi in classifica. Qual è stato il segreto per vincere qui su un campo difficile come quello dell'Olimpica? È stata una vittoria sicuramente inaspettata, anche perché poi noi in settimana, nell'allenamento di rifinitura di venerdì, abbiamo perso Di Fonso, il playmaker, che per noi è un elemento quasi insostituibile, dico quasi, dopo la partita di stasera. È un periodo che ci stiamo allenando bene, che crediamo nei nostri mezzi, sappiamo di essere inferiori tecnicamente rispetto a molte squadre, però con l'impegno, l'organizzazione, la grandissima volontà da parte dei ragazzi riusciamo a stare in partita, così come ci è successo anche domenica scorsa contro lo Stuni. Stasera siamo stati forse un po' più attenti, siamo riusciti a imbrigliare un po' il Cerignola nel secondo tempo, una vittoria sicuramente insperata, però penso anche in parte meritata. Forse oggi avete dimostrato di non valere quel quart'ultimo posto in classifica, avete giocato una grande pallacanestro, come può cambiare questa vittoria il vostro campionato? Ma noi dobbiamo restare con i piedi per terra, se abbiamo quella classifica è perché la meritiamo. Noi siamo un po' cambiati durante il corso della stagione, nelle prime giornate non avevamo né Maies, l'americano, né De Santis, avevamo praticamente una squadra under 19 con un paio di elementi di 22 anni, adesso siamo un po' più pronti, un po' più maturi, un po' più completi. Non cambia niente per noi, dobbiamo continuare a lavorare con la stessa intensità, sapendo che ogni partita per noi è una battaglia, ogni partita per noi è una sfida difficile, però preparandoci bene, con la giusta consapevolezza che poi si parte sempre da 0-0 nella pallacanestro, non esistono miracoli, però si può giocare alla pari anche con squadre più forti se si è organizzati. Ecco, li ha già citati lei, Maies con i suoi 30 punti, oggi De Santis con numerose triple, sono stati decisivi per la vittoria. Sicuramente in attacco sono stati fondamentali, a livello di punti realizzati ci hanno mantenuto in partita anche nei momenti difficili. Però io penso che nel secondo tempo e nella parte finale del primo è in difesa che abbiamo un pochettino invertito la rotta, facendo un po' più di attenzione su Rubera, concedendo pochi secondi tiri, concedendo non facili penetrazioni agli avversari. E lì c'è stato sicuramente un lavoro importante di squadra con i ragazzi, gli Stano, Solazzo, anche Silletti ha fatto un'ottima prestazione. Adesso nella prossima giornata incontrerete Castellaneta in casa, saranno due punti importanti per continuare a volare sulle ali di questo entusiasmo. Ma speriamo di sì, Castellaneta è una squadra, dico questo termine strano, nel senso che è una classifica che non merita, al contrario nostro, perché lì è veramente una squadra con giocatori di categoria, uno su tutti Acito, che ho avuto anche il piacere di allenare, è un giocatore straordinario, Gaudiano, Di Monte e tanti altri. Per noi, ripeto, è una partita come quella di stasera, in cui sappiamo di partire svantaggiati, non dico battuti, ma contro un roster sicuramente più completo del nostro. Però il fatto di giocare anche in casa, davanti al pubblico amico, è una risorsa in più, una spinta in più. La vittoria di stasera sicuramente aiuta e stimola, perché in settimana ci si potrà allenare e preparare con la giusta tranquillità.
Grazie coach, ancora complimenti, in bocca al lupo. Al Palabasket Nando di Lio è tutto, Santeramo batte Olimpica 77-75, vi ricordo che l'allenatore dell'Olimpica, il coach Antonio Marra, ha preferito a termine della gara non rilasciare dichiarazioni. Per assist sportivo, i tuoi occhi sullo sport, Fabio Trallo.